tutti, bentornati sul mio canale. Io sono Kika, do un caloroso benvenuto ai nuovi iscritti. Unboxing Shein, c'è una novità all'interno di questo pacco, è abbastanza voluminoso e non vedo l'ora di scoprire all'interno che cosa è arrivato, anche se lo so, però vedrete, vedrete. Allora. Per lo più è un unboxing creativo, ma c'è anche qualcosa, ora non mi ricordo se una o due cosine per la casa, velocità di spedizione unica. Sappiamo che Shein nel giro di una settimana, 10 giorni, fa arrivare il pacco. E niente, andiamo a vedere cosa c'è. Innanzitutto voglio cacciare quello che è voluminoso. Sta qui e questo lo vediamo dopo, perché bene sì, c'è un pacco nel pacco. Lo vediamo dopo. E partiamo Voglio partire con gli articoli per la casa. Allora, iniziamo. Queste palline in silicone con questa zampina servono per mettere in lavatrice e raccogliere i peli dei nostri pelosetti, cani, gatti, conigli. Tutto ciò che si riempie di pelo promette questo affarino qui, anzi, questi affarini qui promettono che i peli si attaccano. Ho visto le recensioni e sono buone. Sono 2, 4, 6, 9 palline e questa zampina così. Questo è il codice e i prezzi non me li ricordo perché voi lo sapete, per me c'è sempre lo sconto sullo sconto, quindi vi direi una bugia se dicessi un prezzo invece di un altro. Ecco. E ancora per la casa ed è questo qui. Questo qui è un attrezzo che serve per lo chiamano pela patate, però serve per realizzare la julienne, cioè quella forma che hanno le carote, le zucchine a striscioline, quindi fare la verdura julienne. Questo è il codice. Siccome io avevo la macchina proprio per farlo, per fare appunto le verdurine alla julienne, non sono riuscita a trovarla ad un prezzo alquanto contenuto, ho detto per il momento proviamo questo che c'è scritto acciaio inossidabile. Speriamo che non si arrugginisca lavandolo. Comunque di qua da una parte c'è un taglio alla julienne e dall'altro penso ci sia un'altra forma da un lato pela e da un lato fa proprio l'effetto E poi julienne. andiamo su quello che è il lato creativo. Dunque, partiamo con l'adesivo per la resina UV per fare i bezel. Eccola qui. Questo è l'adesivo, c'è poco da dire, per chi lavora la resina lo conosce. Questo è il codice. Poi ho preso del washi tape. E queste sono le fantasie, le vediamo insieme. Sono random, quindi non è detto che arrivino queste a tutti. E c'è questo disegno qui, questo qui, tutti glitterati, e questo qui. Il codice è questo. Preso per fare gli shaker che mi sono arrivati con la collaborazione, ho preso queste bottigliette per aiutarmi ad inserire il liquido che va all'interno degli shaker e sono 5 bottigliette che non costavano neanche un euro e questo è il codice. Questo ha un multiuso, non è soltanto per lavorare la resina, ovviamente. Poi vediamo un po'. Allora, ho preso quest'altra fustella che mi ha ricordato Alice nel Paese delle Meraviglie. Voi sapete che io, o chi mi conosce sa che io amo
Alice nel Paese delle Meraviglie, questo è il codice. E ancora non potevo farmi scappare la carta per lo scrapbooking, ma anche per le fustelle, proprio perché mi ha richiamato l'orologio Alice nel Paese delle Meraviglie. Sono queste le fantasie, queste che vedete, e questo è il codice delle basi. Io le credevo fossero più grandi, le basi per i clear stamp, perché ho dei clear stamp che ho usato poco, ma vorrei iniziare ad utilizzare, poi capirete anche perché, meglio di come le ho già utilizzati. Questo è il formato più grande, dovrebbe essere 6 centimetri, e poi c'è quello più piccolo per i clear stamp più piccoli. Ma penso di dover acquistare anche un formato più grande, e poi capirete il perché. Ho preso un sto vedendo, questo è il clear stamp, ve l'ho fatto vedere il codice, non mi ricordo, ve lo rifaccio vedere se non l'ho fatto vedere, eccolo qui. Poi ho preso Ma un mi sembra già. leggermente sporco, però è sigillato, quindi vabbè, questo è il codice, dovrebbe essere lì. Perché Ho trovato e stava finendo, erano solo 5 pezzi rimasti. Ta-da! Questi adorabili clear stamp Alice con lo stregatto, con le scritte, poi c'è qui la scritta Alice, delle frasi proprio di Alice del Paese delle Meraviglie. Potevano anche mettere il codice da un'altra parte, però, quindi non voglio aprirlo perché mi dispiace se si impolverano, però dice per quanto tempo e per sempre, qua dice è solo un secondo, si dava, insomma ci sono le frasi di Alice del Paese delle Meraviglie. Per il momento questo clear stamp è esaurito, Ho finito. preso Questi, allora, questo è il codice, lo faccio vedere subito. Ho preso questi cartoncini che me ne sono innamorata. Vediamo se guardate qui quanto sono cari. Perché non voglio neanche togliere la vi carta. Vi faccio vedere un po' i vari disegni. C'è la teiera con tante tazze. E questo mi ha ricordato anche Alice nel Paese delle Meraviglie. I fiori, le farfalle, no, questi sono veramente belli. E adesso vi faccio vedere la novità. Ta-ta, però devo fare spazio. Questo dovrebbe essere il codice, e come vi dicevo, è un incarto nell'incarto, perché, e anche dentro c'è un altro, un ulteriore incarto fatto proprio bene. Guardate com'è super incartato, non riesco neanche a farvelo vedere. Ed è la resina, guardate questo involucro che protegge la resina, e all'interno sigillata la resina. Io ho preso 500 ml A, 500 ml B. E mi sembra anche abbastanza chiara, è un rapporto 1 a 1, infatti c'è scritto qui, non ha odori, non è tossica. Chi conosce la resina comunque sa quali sono le precauzioni da prendere, come utilizzarla, perché le istruzioni sono soltanto qui, ma le recensioni straniere le ho viste molto ma molto buone. Questa veniva sulle 30 euro, ma io l'ho pagata sulle 20 euro, sempre con gli sconti e coupon. E devo dire che non vedo l'ora di provarla, perché speravo veramente che Shein mettesse la resina. Voglio fare un video di prova con voi, e credo che ti vedo. Cioè, sto vedendo che forse è blu, ma non si capiva però non c'era scritto nel scegliere il colore, che colore fosse. E va bene, proveremo. Comunque, questo è quanto. Fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più. A me sinceramente interessa molto vedere come si comporta questa resina. Ottimo imballaggio, ottimo packaging.
sono molto soddisfatta come sempre, perché veramente Shein ci tiene al cliente. E niente, vi saluto, grazie per la visione, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!